Intanto vi chiedo subito scusa, vi devo chiedere subito scusa perché come un coglione ci sono cascato anch'io. Perché? Perché onestamente tutti stavano parlando di questa notizia, ma anche, devo dire che purtroppo anche in ambiente legale un po' tutti ci siamo rimasti abbastanza colpiti dalla notizia che arrivava dagli Stati Uniti d'America, e quindi poi guardando anche il coro di tutti i siti e i titoli che stavano facendo, ci siamo misurati con quella notizia che evidentemente era nell'aria. Perché era nell'aria? Perché evidentemente le fake, e certamente non lo scopriamo oggi, si costruiscono poco alla volta, cioè si prepara il terreno, si cerca di costruire questa grande narrazione per cui si deve arrivare all'obbligatorietà, perché tra l'altro vedete che fra un po' finiranno le sperimentazioni, eccetera eccetera. Poi vai a leggere, vai a tradurre bene quello che c'è scritto e la verità è un'altra. La verità è che non si è definito il processo, siamo dentro la stessa sperimentazione. In effetti tutti noi avevamo in qualche modo avuto modo di commentare la frettolosità con cui erano arrivati o sarebbero arrivati a definire il vaccino Pfizer, e quindi eravamo stupiti da questa accelerazione improvvisa. Alla fine non c'è nessuna accelerazione, quindi il titolo del Corriere, che poi aveva ingannato tutti, e da qui bisognerebbe fare una riflessione ormai su questi giornali mainstream. Poi dicono che io ce l'ho col Corriere, con Repubblica, La Stampa e compagnia cantante. Il Corriere della Sera continua, per esempio, a dire bugie sui candidati di Milano, perché ne presenta solo tre, come se questa roba qui non esistesse. Poi in città, nei banchetti, praticamente ci siamo solo noi. Io non ho ancora visto un banchetto del Movimento 5 Stelle, però il Corriere della Sera strombazza la candidatura che è arrivata soltanto ieri del Movimento 5 Stelle, così come strombazzano di questo Sala o di questo Bernardo, che si vedono molto più sui manifesti pubblicitari che non in piazza. Noi oggi eravamo in piazza, stiamo raccogliendo le firme, ne abbiamo fatti 150 in un giorno, praticamente siamo già a metà dell'opera, quindi vuol dire che c'è grande consenso. Problemi del Corriere della Sera, che ovviamente continua a mentire negando il valore del giornalismo. Però questa qui è una cosa piccola che riguarda me, la cosa più grande riguarda la balla del Corriere della Sera, che io mi vado comunque a prendere perché è importante. Vediamo qua, Figliolo. Allora, intanto la balla del Corriere della Sera, vi dicevamo, dagli USA ok definitivo al Pfizer. Vai a vedere bene, a tradurre quello che c'è scritto nel documento, e viene scritto che non si tratta di una approvazione definitiva, ma di un rinnovo dell'approvazione per uso emergenziale. Quindi si continua a stare nella emergenzialità della questione. Quindi le cose un po' funzionano così, e il falso inganna anche chi. E ripeto, vi devo chiedere scusa perché io ieri ho fatto un video e ho commentato quella notizia sulla base di una notizia falsa, di una traduzione che ancora una volta viene manipolata, esattamente come era stato negato alla traduzione del documento ufficiale che arrivava dall'Europa, che nascondeva, guarda caso, una parte che riguardava la non discriminazione tra vaccinati e non vaccinati. Quindi noi ancora oggi siamo dentro questo circo mediatico che crea un cortocircuito. Quindi il circo mediatico, giornalistico, scienza, se, tra virgolette, perché ormai non sono più scienziati, ormai si ritengono delle divinità assolute, questo circo mediatico che provoca un cortocircuito. Quindi non è stato approvato nulla di definitivo, siamo ancora nella emergenzialità. Quindi di fatto abbiamo soltanto un prolungamento della situazione precedente. Quindi una volta che abbiamo stabilito questo, come ripararci? Beh, ci dobbiamo riparare in un solo modo, ed è quello che io
da adesso in avanti utilizzo e utilizzerò sempre di più come l'unico scudo possibile, e che è l'articolo 32. L'articolo 32 della Costituzione è, di fronte alle fake, l'unico scudo, perché non c'è nessun altro, nessun'altra possibilità se non quella di riprenderci in mano la Costituzione. La Costituzione ci fa da scudo e noi ci ripariamo così. E c'è un articolo preciso, che è l'articolo 32, tutto che ci protegge, altro che le protezioni che dicono loro. Noi ci mettiamo dietro l'articolo 32, che dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. Quindi dice fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. L'interesse della collettività, comunque, attenzione, subisce con il comma successivo una perimetrazione precisa, perché nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Quindi attenzione, ancora una volta, la potenza del linguaggio e la semplicità del linguaggio dei padri costituenti ci consente oggi di andare a proprio a eliminare, cioè arrivano i Bassetti, i Burioni, i Galli, tutti arrivano e noi, pac, scudo 32, pac, e rimbalzano, arrivano con le loro storie, pac, rimbalzano, arriva Sileri, obbligatorietà vaccinale, se non 32, pac, escono. Questo è atteggiamento militare, loro arrivano con il loro pensare nazista e noi, tac, scudo 32, tutto 32. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ma la legge, attenzione, guardate, ragazzi, è la Costituzione che potenza. Perché hanno paura della Costituzione? Perché la Costituzione è scritta talmente bene che non ha bisogno di ricorsi a parole ed espressioni anglosassoni. È potente perché è scritta in maniera tale che può essere capita da chi ha la prima elementare. Perché guardate, ci sono molti anziani che sono di una generazione precedente che magari hanno ancora la terza elementare, ok? Però hanno la saggezza di una vita vissuta. Quindi la potenza della Costituzione italiana sta nella chiarezza assoluta del linguaggio. Tutti possono capire quello che nella Costituzione è scritto a difesa dei diritti e l'equilibrio dei diritti e dei doveri. Quindi nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ma comunque la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Quel rispetto per la persona umana praticamente viene violato nel momento in cui qualcuno parla di obbligatorietà vaccinale. No, non si può fare, non ci può essere nessuno che in qualche modo va a ledere il rispetto della persona umana. Il rispetto della persona umana è più forte di qualsiasi legge e nessun legislatore si può permettere di andare oltre questo scritto che è presente in Costituzione. Questo lo vogliamo dire soprattutto a Figliolo, oltre che a tutti i ministri, da Gelmini a Sileri, che parlano tanto. Figliolo, lo leggo oggi al Corriere della Sera: entro il settembre l'80% di vaccinati. Quindi quando un uomo in mimetica, un generale in mimetica, mi dice che ci devono essere l'80% di vaccinati, vuol dire che lui dentro la sua testa ha già deciso che comunque sia utilizzerà i suoi poteri per arrivare all'80% di vaccinati. Figliolo, già hai detto che vuoi le liste di chi non si vaccina, arrivi anche a dire questa cosa qui. Caro generale, lei non è un generale di un'altra fazione, lei non è un generale nazista, lei non è un generale di un altro corpo, di un altro stato o di un metastato, di uno stato multinazionale, no, lei è generale dello Stato italiano,
Lei porta la bandiera italiana e quindi lei deve essere il primo a rispettare la Costituzione, deve essere il primo a rispettare l'articolo 32, tutto della Costituzione. Quindi stia attento a come parla. A proposito, quindi troviamo Figliolo entro settembre 80% di vaccinati. Ok, guardate, lo trovate qui. E poi c'era l'articolo Pfizer, ok, definitivo dall'America dai 16 anni in su. Non è vero, non è vero. Corriere della Sera, sei bugiardo, sei mendace, perché non è vero. Perché o non sapete tradurre, io ho sbagliato e ho chiesto scusa, e potete farlo domani. Domani potete scrivere un bell'articolo dicendo chiedo scusa, come io ho chiesto scusa ai miei followers, a coloro che seguono le mie dirette, io devo chiedere scusa. Ho chiesto scusa perché mi sono fidato di questi spacciatori di notizie false, ok? Perfetto, Salvini chiude alla Gelmini no all'obbligo del vaccino. Cazzo, Salvini, è inutile che ci pidi per il culo, perché tu a Milano hai candidato Bernardo, che è un primario, il quale ha detto che è favorevole alle vaccinazioni sugli adolescenti. È il tuo candidato, porca puttana, è il tuo candidato, e tu sarai capolista, come sento dire, di un candidato sindaco che dice sì alle vaccinazioni degli adolescenti. Quindi basta prendere per il culo gli italiani e i milanesi. Vado avanti perché ho un po' di cose da dirvi. A proposito di professoroni, Bassetti dice serve l'obbligo vaccinale, niente green pass con il tampone, l'ultima proposta shock di Bassetti. Quindi lui dice che chi al vaccino non deve fare il tampone. No, è il contrario, è il contrario. Infatti mi sa che sto pensando ad un emendamento che obbliga i vaccinati con il Green Pass a dimostrare di essere in quel momento negativi, perché altrimenti io, che vengo costretto dal Green Pass a dimostrare di essere negativo, posso ritrovarmi con un vaccinato che è positivo e non lo sa, e quindi mi provoca un problema. Infatti io lo dico e l'ho già detto ai diretti interessati, non partecipo ad iniziative elettorali dove mi viene chiesto il Green Pass. Se le facessero loro, se uno per presentarmi a Milano e fare un confronto ora con gli altri candidati, ora con le associazioni di categoria o vatta la pesca, io lo dico chiaramente, io non voglio partecipare a nessun incontro dove mi viene imposto il Green Pass. Ok? A proposito di Bassetti, grandissimo il Tempo che ha scoperto che Bassetti aveva Pfizer nel curriculum, ma dopo ha fatto proprio lo screenshot, è riuscito a recuperare il curriculum che evidentemente ha tentato di manipolare, ha sbianchettato. Ah, se potessero, io lo so, queste persone, i Bassetti, i Burioni, se potessero sbianchettare le cazzate che hanno detto dall'inizio dell'emergenza ad oggi, dove hanno detto tutto e il contrario di tutto, lo farebbero. Non possono farlo. Perché? Perché la rete comunque ha testimonianza di queste cose. Quindi, lui cosa ha fatto? Con il bianchetto ha tolto il riferimento di Pfizer nel curriculum. Io poi penso, e infatti anche per questo ho denunciato la RAI, penso che quando la televisione pubblica, che ormai è televisione di Stato, perché impone la verità di Stato, la loro verità, ok? Loro cosa fanno? Dovrebbero dire ai telespettatori della televisione pubblica, che pagano il canone, che un certo medico ha avuto, o meno, questo ovviamente è il lavoro anche giornalistico, perché lo dobbiamo sapere anche noi che guardiamo il programma, se quel medico ha ricevuto soldi direttamente o indirettamente da case farmaceutiche. Questo vuol dire essere correttamente informati. Voi sapete benissimo tutto di me, perché lo trovate su Wikipedia, perché lo trovate nelle tracce del mio vito, della mia vita, del mio vissuto. È giusto che sia così. Così qualcuno mi può dire: ah, tu eri candidato come Movimento 5 Stelle. Ognuno può scannarsi, per l'amore del cielo, e possiamo fare battaglia politica sul mio trascorso giornalistico, politico, tutto quello che volete, però tutti lo sanno.
Poi chi è in buona fede sa che io sono coerente con tutto quello che ho detto prima. Quindi io avevo fatto la campagna elettorale contro l'Europa, contro le multinazionali, contro il potere bancario. Non ho tradito io, quindi quello che avevo detto in campagna elettorale e per cui molti cittadini mi avevano votato, io lo sto conservando ancora oggi. Contro l'Europa, contro le multinazionali, contro i poteri forti. Quindi io sono coerente, però... Qualcun altro può dire, no Paragone tu sei una merda, ci sta, ma non capisco il motivo per cui un medico va in televisione e la gente non può sapere un pezzo del suo trascorso. E quindi bene ha fatto il giornale di Franco Bechis, che è Il Tempo, a rivelare che Bassetti aveva Pfizer nel curriculum, ok? Perfetto, andiamo a prendere un'altra cosa che vogliono nasconderci. Circolare del Ministero della Salute, 15 maggio 2021. Impiego del test salivare. Il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2, qualora non sia possibile ottenere tamponi oro-naso-faringei. La saliva può essere utilizzata come alternativa a tamponi o orofaringei per l'identificazione dell'infezione, preferibile entro i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi, e può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo. Quindi vuol dire che questa circolare del Ministero della Salute dovrebbe consentire i test salivari proprio per il personale medico, per il personale della scuola, perché non possiamo consentire, ma anche per esempio per i ragazzini, già per me è assurdo, la mia posizione personale è, forse per me è abrogato, io se dovessi diventare sindaco di Milano, io farei di Milano una città no Green Pass, io non metterei mai la polizia locale nelle condizioni di dovere, anzi sarebbe proprio vietato di andare a chiedere l'esibizione di Green Pass da parte di cittadini in ristoranti, locali, palestre e quant'altro. Quindi Milano con me sarebbe una città libera dal Green Pass. Io sono un sindaco no Green Pass, perché lo trovo una vigliaccata degna di farabutti che hanno paura di dire quello che vogliono invece fare, cioè vogliono arrivare all'obbligatorietà, non lo possono fare perché non lo possono fare, ok? Perché la Costituzione glielo impedisce e perché siamo ancora in sperimentazione. Però loro cosa fanno? Fanno un pressing per cui ti portano ugualmente a sentirti obbligato a fare il vaccino obbligatorio. Però attenzione, quindi per me il Green Pass è una vigliaccata, però siccome ancora oggi ti imporranno questo cazzo di Green Pass, allora io vi dico che non potete non mettere i cittadini nella condizione di poter sostituire il tampone nel naso con il test salivare. E poi gratuità, perché se tu hai un vaccino gratuito, devi avere gratuito anche quelle altre opzioni che lo stesso Green Pass consente. Quindi deve essere salivare, gratuito, e per quel che mi riguarda deve avere o dovrebbe avere un'efficacia pari ad una durata diciamo tra i 5 giorni e i 7 giorni, ok? Non è che ogni 48 ore ci dobbiamo mettere sto cazzo di scovolino nel naso. Insomma, tutto questo, per esempio la circolare del Ministero della Salute non ve la raccontano. Perché? Perché questa circolare del Ministero della Salute non viene trasferita nel Green Pass, e quindi il Green Pass di fatto non menziona i test con i test salivari. Quindi ragazzi, cosa volete che vi dica? Io ripeto, voglio ancora rinnovare le mie scuse per avere preso le notizie dai giornali mainstream ieri sera e avere commentato questa cosa. Quindi non c'è nessun sdoganamento di Pfizer e non è compiuto il ciclo di sperimentazione e di incrocio dei dati, quindi chi vi dice che la sperimentazione è finita non è vero, quindi io ho sbagliato perché mi sono fidato, e sono un coglione, mi sono fidato dei giornali, del Corriere della Sera, di Repubblica, della Stampa, e sono doppiamente coglione perché guarda caso ieri sono andato a prendere proprio il sito di quel giornale che racconta
bugia o nasconde la verità, la piena verità sulla piena informazione che riguarda proprio i candidati di Milano. Quindi lo ammetto, sono doppiamente un pirla, per dirla in milanese. Va bene, ragazzi, vediamo se guardando i siti ci sono ancora delle cose importanti da dirvi. Non credo, per quel che riguarda le vicende del tampone. Ministro Speranza, ieri è stato contestato a Pesaro. Sono contento, quindi saluto Umberto Carriera di Ioapro e saluto tutti gli amici di Ioapro che tra l'altro stanno lavorando con noi. Ci saranno delle sorprese perché gli amici di Ioapro si candideranno con me a Milano, Antonio Alfieri e Umberto. Quindi grande Umberto che ha salutato con tutti gli altri pesaresi che non abboccano alle fandonie di questo ministro, che è l'unico ministro che realmente ha scritto un libro fake e quindi lo hanno accolto come degno scrittore di libri fake, quindi bravissimo. Ecco, va bene, comunque il ministro Speranza giustamente ci ha dato la sua notizia di speranza, perché ha detto la terza dose si farà e sui vaccini obbligatori stiamo decidendo. Vedete come sono vigliacchi, stramaledettamente vigliacchi. Voi non ci riuscirete, noi faremo una resistenza. Voi non vi potete permettere minimamente di toccare l'articolo 32 della Costituzione, primo comma e secondo comma. In secondo luogo, occhio, perché la gente si sta veramente incazzando. E cari signori che venite a firmare contro il Green Pass e che avete il vaccino, io vi mando un bacione doppio, perché avete fatto il vaccino e state firmando contro il Green Pass perché avete capito che il Green Pass è qualcosa di vigliacco e illiberale. Gli stessi che stanno venendo a firmare ci dicono: noi col cazzo che ci facciamo la terza dose. Non è possibile che mi si dica di fare tre dosi in praticamente 12 mesi. E guardate, veramente la prova provata che questa roba non funziona, che questa roba non ha nulla di certo. Tre dosi di vaccino in un anno. Ma per chi cazzo vanno preso? Io non l'ho fatto. Ma per chi vanno preso? Per una spugna? Per una roba che pigli e fai quel cazzo che vuoi? No, no e no. Quindi, ragazzi, Green Pass durerà 12 mesi, il governo trova la soluzione. Cioè, come vedete, è un atto amministrativo. Siamo veramente all'assurdo. Terza dose si farà, stiamo pensando ai vaccini obbligatori e poi il Green Pass dura 12 mesi. Cioè, così, a cazzo, non c'è nulla, nulla, nulla di scientifico, nulla, nulla. Sono dei maledetti burocrati. Sono loro, sono prigionieri di una fake che si sono costruiti. E c'è bisogno di una dose, e poi due, e ora c'è la tre, e poi ci sarà l'aggiornamento del 2022. Quindi se va avanti così, praticamente devi fare tre richiami in un anno. Che cazzo fai? Tre e poi aspetta, perché poi l'anno non è mica finito. Non è che si arriva alla quarta dose entro la fine dell'anno. Il Green Pass che dura 12 mesi, così... È tutto atto burocratico, vigliacchi, vigliacchi.